Ciao a tutti, ragazze e ragazzi. Allora, oggi faccio un tutorial semplicissimo dove vi insegno a fare queste margherite senza uso di ferramenti, di attrezzi, ok? Quindi abbiamo bisogno di un ferro numero 18 e poi della porcellana o pasta di zucchero, quello che è, ok? È nel colore giallo per il pistillo, per il centro del nostro fiore, e nel colore bianco. Qua c'è un pezzettino di giallo. Vi farò vedere come è semplice. Io taglio un pezzettino di questo ferro perché è troppo lungo. Perché possiamo fare di altezze diverse i nostri stelo. Piego la puntina. Piccolo piccolo così. Inizio facendo il mio centro delle mie margherita. Prendo un pezzettino di giallo, quello che avanza mettiamo sempre nel sacchetto per non asciugare. Faccio una pallina molto semplice, poso sul mio tavolo e questa pella è, come si chiama? Retina, no? Questa retina ho preso dell'aglio, sai quell'aglio che compriamo al supermercato, viene con queste retine. Ho preso per fare l'effetto del mio centro fiore, semplicemente lo scaccio così sulla mia pallina. E fa un effetto bellissimo. E poi possiamo sfumare di un giallo più acceso, verde limone, questo centro, per far vedere meglio questo effetto qua, ok? Del nostro centro per la nostra margherita. Una volta aver fatto questo, prendiamo il nostro ferro che abbiamo piegato la puntina, prendiamo un pochino di colla, poco poco. Metto sulla puntina dove ho piegato, guardate che è pochissimo, eh? E metto nel mio centro per il mio fiore, centralizzando bene su questa pallina che abbiamo fatto, ok? Questo è il centro della nostra margherita che è già pronto. E lasciamo asciugare, ok? Che verrà una cosa dopo asciutto così. Questo è già asciutto, possiamo lavorare. Questo ho messo su un ferro più sottile perché devo fare un bouquet, ok? Un bouquet di margherite, quindi non userò questo. Questo è per mettere nei vasi perché è più resistente, possiamo piegarlo, fare incurvarlo così poi nel vaso. Però per fare il bouquet è meglio usare un ferro più sottile perché dopo radoniamo tutte le margheritine insieme per non venire una cosa troppo volumosa. Questo facciamo asciugare, questo è già asciutto, lavoriamo su questo qua. Con i nostri petali per le nostre margherite, no? Perché in natura c'è diverso. Io pensavo che esistesse anche solo bianca e poi facendo delle ricerche ho scoperto che esistono tanti colori di margherite, queste piccoline. Comunque andiamo sul classico, facciamo quello bianco, prendiamo la nostra porcellana, perché io sto lavorando con la porcellana fredda, ok? Ma potete fare anche con la pasta di zucchero. Io prendo la mia porcellana bianca, facciamo i nostri petali, perché se osserviamo in natura i petali sono sovrapposti. In realtà qui dobbiamo fare a questo punto due fiori. Facciamo delle piccole palline. Non c'è bisogno che sia tutte 100% uguale. Ok? Facciamo tante palline per fare i nostri petali, perché qua stiamo facendo dei petali senza tagliapasta, senza ferramenta, ok? Se fossi per usare un tagliapasta già nella forma della margherita, bastava stendere l'impasto e poi copiare i fiori, no? Una volta che abbiamo fatto
divise nostra palina. Facciamo delle goccine così, guarda. Guardate, delle piccole gocce per formare i nostri petali. Questi sono piccoli, ma volendo puoi fare più grande e allora prendete una quantità di impasto più grosse, no? Una pallina più grossa, così facendo farete dei petali più grossi, più lunghi, e di conseguenza il fiore sarà più grosso. Ok, facciamo tutto i nostri petali. Io do pausa qua per continuare, per il video non essere così lungo e noioso, ok? Allora ragazzi, una volta aver fatto tutti i nostri petali, no? Semplicemente con i nostri dito andiamo a scacciare queste leggermente per formare i nostri petali, dando la forma allungata, no? Perché uso il dito? Perché con il dito riesco a gestire bene e non perdere la forma che ho dato dei petali. Se uso un mattarello c'è il rischio che non riesco a gestire bene e faccio perdere la forma di questi petali, ok? Faccio su tutto, su tutte le goccine che ho fatto prima. Non c'è bisogno che sia tanto sottile, perché le margherite e i petali non sono tanto sottili. Poi se avete un attrezzo così, perché io ho detto margherite senza attrezzi, no? Potevo usare un stuzzicadente per fare, o proprio il mio dito per fare quello concavo che c'è in petali qua, no? Però magari uno non riesce perché ha il dito lungo, non riesce a fare questo movimento. Vedete? Allora se avete un attrezzo così, riuscirete meglio a fare questo effetto concavo dentro. Semplicemente prendo e faccio così, vedete? Tiro così. Può essere anche al contrario, che così allungo un po' di più i miei petali. Se faccio il contrario, se voglio allungare un po', vedete? Faccio su tutto e torno, Una volta che ho fatto il concavo su tutti i petali, tiro un pochino così, come se fosse un pizzicotto, per fare questo effetto appuntito sui miei petali, ok? Se vogliamo lasciare tondo, possiamo, perché è anche bello così. Io preferisco fare con le puntine. Molto semplice, ok? Ho deciso di fare questo semplice tutorial su richiesta, perché mi hanno chiesto come fare una margherita senza attrezzi, e vi faccio vedere. Spero vi piaccia, anche se è una cosa semplice, e potete replicare e fare tante margheritine di diversi colori per fare un bouquet o mettere nel vaso. Viene una cosa bella. Allora, abbiamo fatto tutto il nostro petto, cosa facciamo? Radoniamo tutto insieme in circolo per formare la nostra margherita. Qua non c'è bisogno di colla, che è abbastanza umido il mio impasto, quindi non sto usando nessuna colla, ok? Ma se dovessi usare la colla, semplicemente colla bianca vinilica. Guarda come vai prendendo già la forma di una margherita. Vedete? Qua scaccio leggermente, non tanto, perché mi serve un po' di volume qua in centro, e poi attaccare questo, ok? Quindi la prendo la mia margherita, e dove c'è più distanza tra un petolo e l'altro sovrappongo, no? In questo caso qua sotto giro al contrario quelli petali che avanzano
facciamo un effetto sovrapposto così per venire così, ok? Vedete? Tra un e l'altro mettiamo dei petali. Qua vi faccio solo vedere, no? Non metto su tutto, ma se dovete replicare a casa fate questo che viene bellissimo, ok? Vedete? Questa è la nostra margherita. Prendo un pochino di colla e metto sul centro. Se questo fosse già asciutto potevamo usarlo semplicemente infilando qua. Vi faccio vedere. E lo faccio venire giù, il mio fiore. Per quello ho bisogno che sia asciutto per fare questo movimento qua, fissare bene il centro del mio fiore e poi farlo asciugare capovolto, ok? Così, facciamo asciugare così per dare dei movimenti naturali sulla nostra margherita, che poi una volta asciutto viene una cosa abbastanza naturale. E questa è la nostra margherita pronta, questo è il risultato del nostro tutorial di oggi. Spero vi sia piaciuto e spero che potete replicare a casa e poi fatemi sapere come è andato, lasciatemi nei commenti cosa ne pensate, sarò felice di leggere i vostri commenti. Grazie a tutti voi e al prossimo tutorial, ciao ciao. E questi sono i fiori, guardate che belli.